troviamo da Vittorio Pisino, un scultore che ho qui vicino e che ci spiega come ha fatto questa meraviglia lui da solo. Si fa dei progetti su carta come quello e praticamente poi si prende una lastra di uno spessore di 6 cm ad esempio, come questo qua, si tolgono 2 cm, praticamente rimane questo spessore, si toglie tutta la parte che non serve e poi si lavora, si comincia a modellare. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi appassiona, non a tutti capita. Sono molto fortunato, ho cominciato da ragazzino, insomma, e quindi sono molti anni che faccio questo lavoro. Voglio continuare e scoprire sempre di più. Non si finisce mai di imparare, non si è mai contenti perché trovi sempre qualcosa che non va. Agli occhi degli altri va benissimo, ma... Sei dunque un perfezionista, come si dice? Perfezionista. Professionista. Oh no, perfezionista. Ah, la perfezione. Certo. Ok. La precisione, il modellare, il dare una forma, tirare fuori quello che vedi da un pezzo di pietra, una pietra quadrata che altri non vedono nulla, io la vedo cosa deve uscire da quella pietra e quindi mi piace far vedere le mie opere e nello stesso tempo comunque mi piace vedere altre opere perché comunque quando c'è passione, è bello anche quello che fanno gli altri. C'è una pietra che ti dà più soddisfazione di un'altra? Penso di no, nel senso, come la vedi tu? Il materiale che mi dà più soddisfazione è la pietra leccese. È bello anche lavorare altri materiali, scoprire materiali nuovi, fare anche un po' delle cose diverse. Io ho cominciato a fare delle opere comunque a modo mio, così, senza nessuna esperienza e poi man mano con l'esperienza, insomma, mi sono cominciato ad interessare al barocco leccese. È molto molto bello, c'è tanto da vedere, quindi mi piace tirar fuori del mio anche per quanto riguarda il barocco. Come ti viene l'idea di dire a qui ho visto un angelo, a qui ho visto un viso, qui è la tua immaginazione oppure la pietra che ti dà quando la guardi questa ispirazione per partire su delle cose che inventi, come fai? Beh, la pietra mi chiama praticamente, mi chiama e mi dice sono qui. Sono qui. Quindi dentro già vedo una forma, qualcosa da tirar fuori, insomma. Ok, dunque tu c'hai, come si dice, un legame fortissimo con questa pietra che ti dà, che ti fa vedere quello che ne uscirà ed è così? Certo, ma questo succede anche sugli altri materiali, anche sul legno. La pietra leccese mi dà modo comunque di lavorarla in un certo modo. Io mi trovo meglio con le mani, però comunque l'idea di tirar fuori da un pezzo qualcosa c'è anche sugli altri materiali. No, ci deve essere sempre qualcosa di mio perché niente, che ne so io. Perché viene da dentro e non lo puoi spiegare. Sì, hai visto? Wow, è bello, è bello.